Buongiorno, buongiorno a tutti, porgo un cordiale saluto a tutti gli autorevoli relatori intervenuti prima di me e un sentito ringraziamento al Presidente Prandini per l'invito a partecipare a questo forum internazionale dell'agricoltura giunto ormai alla 19ª edizione. Eventi come quelli di oggi assumono una valenza particolarmente significativa perché incrociano una fase molto delicata della nostra storia, della storia italiana, in cui la politica nazionale sta delineando un percorso di ripartenza dopo un periodo molto difficile segnato dalla pandemia. Un percorso che non può non tenere conto di sfide globali che per la loro rilevanza si stanno imponendo in questo inizio millennio e che fino a pochi giorni fa sono stati al centro di eventi internazionali quali il G20 o la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il COP26 tenutosi pochi giorni dopo il G20 a Glasgow. Secondo me dobbiamo richiamare l'attenzione sugli effetti collaterali del clima, quali la fame, le diseguaglianze mondiali, soffermandoci poi in particolare sul drammatico fenomeno delle migrazioni ambientali. La questione ambientale e la questione demografica rappresentano tematiche in merito a cui è imprescindibile avviare una riflessione profonda che conduca a decisioni razionali e condivise sugli obiettivi dei nostri investimenti futuri. Quando affrontiamo i temi della rigenerazione urbana, perché io sono qui nel panel paese e coesione sociale, quindi credo che ricomprenda un po' tutto davvero, perché possiamo fare riferimento a quelli che sono i progetti, le finalità del PNRR anche in tema di rigenerazione urbana e che è del dissesto idrogeologico, che sono che vanno a incidere sulla vita e sullo sviluppo delle città, ed è inimmaginabile che possa si possa fare prescindendo dall'impatto che ne verrà sui territori circostanti, proprio in termini di consumo del suolo e delle risorse. Investire solamente nelle aree metropolitane, indirizzando verso i grandi agglomerati urbani l'offerta dei servizi alle persone, alle imprese, rischia di penalizzare l'esigenza di prossimità territoriale e di causare una costante migrazione verso le città di giovani e persone in età lavorative. Quindi indispensabile lavorare in una nuova prospettiva che coordini, semplificandoli anche, i vari interventi sul territorio, coniugando la crescita dei centri urbani con la valorizzazione delle zone dell'entroterra. E in questo scenario emerge quale punto di forza, di cui siamo tutti consapevoli, il nostro comparto agricolo, che vale più di 500 miliardi del PIL nazionale. Quindi vorrei davvero segnalarlo per dire l'importanza di questo settore, che sta dando davvero quest'anno grandi segni di vitalità in termini di crescita e di opportunità occupazionali. Riponiamo grande fiducia nelle straordinarie capacità di questo settore di consolidare la propria leadership in Europa e nel mondo, anche grazie alla grande tradizione agroalimentare, i cui prodotti di eccellenza sono universalmente apprezzati. E l'impegno del Ministero dell'Interno è proiettato su molteplici ambiti di intervento e sapete bene che uno dei pilastri dell'azione del Ministero dell'Interno non può che essere la legalità e il rispetto della legalità declinato in ogni ambito sociale ed economico. Anche il comparto agricolo ha bisogno di corrispondere adeguatamente alle istanze
di legalità, sia nella difesa dalle aggressioni alle mafie, sia nella convinta azione di contrasto dell'odioso fenomeno del caporalato. Nella tutela di questo prezioso bene comune, la legalità, non possiamo noi arretrare neanche di un millimetro. E dobbiamo anzi combattere le mafie sottraendo miliardi all'economia legale. Dobbiamo operare sulla contraffazione dei nostri prodotti agroalimentari e sul business dei marchi che, pur rievocando quelli più noti della tradizione italiana, nulla hanno a che fare con il Made in Italy. E con uguale forza dobbiamo spezzare quella catena che purtroppo va avanti da troppi anni, la catena dello sfruttamento del lavoro irregolare. E quindi è un'azione, diciamo, plurioffensiva, il carattere plurioffensivo di questo fenomeno è in grado di nuocere non soltanto alle sue vittime più dirette, cioè ai lavoratori sfruttati, ma anche al comparto agricolo, se non addirittura all'economia nazionale nel suo complesso. E ad essere danneggiati in particolare sono alcuni territori del paese per il deterioramento delle condizioni di sicurezza, che ovviamente la concentrazione, la più ampia concentrazione di tale sfruttamento comporta, aggravato anche dallo sviluppo di insediamenti abusivi spontanei di lavoratori irregolari. Però anche su questo noi stiamo lavorando come Ministero dell'Interno, perché siamo arrivati alla stipula di protocolli con le regioni, con i comuni, in Puglia per esempio, per cercare di dare delle soluzioni abitative che possano garantire una maggiore dignità anche dei diritti di chi viene a raccogliere la frutta, la verdura, gente che arriva nei nostri territori e si trova in una situazione assolutamente di emarginazione. Stiamo lavorando anche con la Tunisia nel senso di prevedere delle formule di migranti, di persone che possano venire per un tempo determinato, per il tempo della raccolta, quindi facendoli rientrare casomai nei flussi migratori a tempo, in modo da incidere sulla legalità, ma anche, secondo me, dando più sicurezza ai territori, perché sono persone che poi, una volta terminata la raccolta, potrebbero tornare nel loro paese. Questa è un'iniziativa che ho preso insieme con il governo della Tunisia, e cercheremo di portarlo avanti nonostante tutte le difficoltà che ovviamente si trovano poi su questo percorso. E un'ulteriore quindi ragione di complessità, devo dire, che risiede anche nel carattere multiforme della problematica, che è capace di adattarsi alle pieghe del sistema e di sfruttarne poi la vulnerabilità. E quindi vorrei tra l'altro dire portare un ulteriore elemento di condivisione, la ragione che secondo me il fatto che ci sia una pluralità di attori coinvolti nella gestione del fenomeno, occorre che ci sia un maggior coordinamento delle azioni che noi possiamo portare in essere. E ricordo a me stessa la sottoscrizione di un importante protocollo che noi abbiamo sottoscritto proprio qui al Viminale lo scorso luglio, il 14 luglio scorso, dove insieme al ministro
ministro Patuanelli, al ministro Orlando e all'ANCI, proprio per cercare di amplificare l'efficacia degli strumenti, anche tramite la rete delle prefetture, gli strumenti di prevenzione e contrasto al caporalato. Questo accordo punta a favorire un avanzamento delle iniziative da adottare in sede locale, promuovendo non solo una puntuale analisi del fenomeno con riguardo alla molteplicità degli aspetti che può assumere nei diversi contesti territoriali, ma ha previsto anche, e questo è molto importante, l'istituzione di una consulta, per l'attuazione del protocollo, vale a dire che è un organismo di governance dell'intesa che potrà avvalersi del prezioso contributo di conoscenze, esperienze della Fondazione Osservatorio Agromafia, costituita proprio per volontà della Coldiretti. Tra l'altro è un accordo aperto a tutti, quindi io quello che ho detto anche ad alcuni che non risultavano essere stati convocati nel momento della sottoscrizione dell'accordo, che comunque c'è sempre la possibilità per chi vuole lavorare per cercare di monitorare, di portare avanti un percorso di legalità. È ovvio che l'amministrazione dell'interno è aperta a tutti i contributi che possono facilitare questo percorso. E in conclusione vorrei dire la spinta del PNRR chiama tutti noi a progettare per le nuove generazioni un'Italia più verde, più equa, dove l'ambiente e le risorse naturali siano valorizzate e tutelate. E ciò di cui oggi abbiamo bisogno è fondare sull'ambiente concrete azioni di sviluppo vicino alla gente, ai territori, davvero inclusive e sostenibili, per superare gli squilibri territoriali, favorire la coesione sociale e al contempo innalzare i livelli di sicurezza e legalità. Quindi io credo che la linea vincente sia quella di lavorare insieme, perché lavorando insieme potremmo porre di nuovo l'agricoltura al centro delle nostre politiche di crescita, senza mai dimenticare che la nostra prosperità contemporanea è anche figlia dei sacrifici di migliaia di lavoratori della terra che in 160 anni di storia nazionale non hanno mai perso la speranza e la fiducia in un futuro migliore. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro davvero una giornata di lavori positiva che possa poi dare anche delle indicazioni generali, visto il parterre presente in questa sede. Grazie di nuovo.